Buongiorno a tutti ragazzi, ma bentornati da Darius Rosso Nero. Allora, innanzitutto, questo tempo che c'è fuori, uggioso, andiamo a un attimo, ci teleportiamo dai ragazzi, un attimo, perché ragazzi su YouTube qua la mia orecchio ha sentito oggi è bombardato di stronzate, tipo, no? Ci sono sul canale tipo Milanello, faccio anche il nome del canale Milanello, non Andrea Longoni, che anche lui, vabbè. Anche lui fa illudere i tifosi ogni tanto, però vabbè, lasciamo perdere questa cosa, ragazzi, comunque, che ci fa illudere i tifosi come non mai, dice troppe stronzate. Sul suo canale c'è una persona, adesso non mi ricordo come si chiama, perché ci sono più personaggi che su un canale, insomma. Che ha caricato un video oggi, ha sparato talmente tante di quelle stronzate, ragazzi, veramente, ma non, questo non c'entra niente. Intanto vi ripeto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, qua sotto vi iscrivete al canale. Qui dall'altra parte c'è il like. Ripartiamo subito. Partiamo subito a parlare della formazione probabile, ragazzi, più che altro, perché comunque qua si sta parlando di tanto turnover, ho notato, no? Quindi, notato. Allora, sempre lo stesso modulo che giocheremo con 4-2-3-1. In difesa, la solita difesa, tra l'altro, ragazzi. Allora, partiamo subito da Gigio Donnarumma, il nostro eroe, veramente. Il nostro eroe, ragazzi, veramente. Gigio, mi raccomando, oggi, a parte so che ci sarà turnover, però tu sei sempre quel giocatore che voglio vedere come ti incazzi, tiri qualche schiaffetto destra-sinistra se ti fa incazzare. Mamma mia, ragazzi, è stata una tensione della Madonna, perché 9 punti sarebbe tanta roba, veramente ci servono 9 punti. So, adesso ragazzi respireremo che arriva la sosta, però quindi Gigio, mi raccomando, bello compatto, devi essere leader tu stasera, tu sei leader stasera, mi raccomando. Devi essere concentrato al 100%. Allora, sulla destra giocherà Calabria. Calabria che qui sento gente che dice che giovedì ha giocato male, che fa schifo, che fa cagare. Invece c'è chi dice che ha fatto partitone. Ragazzi, secondo me invece Calabria, come ho già dato un voto alto, secondo me Calabria è un bravo giocatore, ragazzi, è forte. In questo momento è in forma. Quindi a Calabresello mi aspetto una certa maturità, un certo ragionamento di quando coprire e quando salire. Quando magari non sale Teo, sali un po' te, sali un po' Teo, e così viceversa. Vi scambiate un po' in modo che mantenete le energie e le forze. I due centrali giocherà Kier e Gabbia, tra l'altro. Non vedo l'ora che ritorni Romagnoli, ragazzi, perché veramente speriamo che per derby rientra Alessione Romagnoli, perché veramente ci manca un cazzo di casino. Allora, Muro Danese Kier. Tu veramente sei il cervello della difesa, ti chiamerei, perché potrei dire questa frase. Quando penso a Kier penso al muro della difesa. C'è chi dice, gente che non capisce nulla di calcio, ve l'ho già detto prima di chi sto parlando, che ribadisce che non sia un buon giocatore, che è vecchio, che non ce la fa. Allora, non ho capito un cazzo di calcio, non fate neanche video veramente, perché fate veramente schifo, fate ridere, fate, perché Kier è un giocatore, per noi è fondamentale, è un giocatore davvero forte, ragazzi, non ce n'è di pale, non fa passare nulla, infatti si vede quando lui non gioca la differenza che se non c'è in campo si nota subito. Poi giocherà Gabbia sul reparto difensivo, che guarda Gabbia, io da te veramente oggi voglio la stessa prestazione che hai fatto con Ioave, mi va bene, guarda, se non subisci gol, guarda, sei veramente fantastico, non ti si può dire niente. Poi abbiamo lì sulla destra un Frecciarossa che praticamente va da qui alla Spezia proprio sui binari in modo incredibile, che non si ferma neanche più, che proprio viaggia a 500 km orari, devi viaggiare oggi a 500 km orari, devi sfondare quella maledetta porta, devi fare lo scambio, proprio lo scambio per la porta e fermarti in stazione, proprio deragliare in porta. Una roba folle voglio vedere lì sulla destra. I due centrali, allora Tonali, ragazzi, Tonali, ragazzi, ditemi quello che volete, ma Tonali ci mette cuore. Tonali, io da te voglio vedere veramente che ci metti cuore, come ogni partita che ci metti si vede che sei un rosso nero vero.
Se vedi che ti butti in mezzo a tutti e fai un sacco di sacrificio quando recuperi i palloni, mi fai davvero impazzire. Veramente, ragazzi, non è da tutti. Lui quando Teo sale, lui capisce subito che Teo è già partito e lui va a coprire il ruolo di Teo. Quindi si abbassa, è un ottimo, cioè capisce subito, non è facile capire gli inserimenti del gioco. Però lui capisce subito dove deve andare a coprire. È fantastico, veramente ha una caratteristica, una carenza pazzesca Tonali, ragazzi. Dovrebbe giocare Krunic. Allora, Milan ti ha messo sul mercato. Eri vicino a Friburgo, eri vicino al Torino, eri vicino a un sacco di squadre. Ti avevano dato quasi per la cessione tua. Krunic, invece, tu vuoi rimanere e io ti dico, e sono contento. Ragazzi, Krunic, insomma, vi dirò, sono contento perché io, se vedete, preferisco Krunic o Bakayoko, io vi dirò, preferisco Krunic. Ragazzi, quest'anno preferisco Krunic, vi dico la verità, ma non quest'anno in generale, al di là di tutto, non è che me ne freghi più tanto. Sinceramente, abbiamo preso Tonali che ragazzi, Tonali 5 gradini sopra Bakayoko, non mi rompete le palle, è la verità. Non ditemi a fisicità quello che volete, però Tonali e 5 gradini sopra, per favore, non ditemi cazzate qua sotto. Quindi, ragazzi, io dico, quando giocherà Tonali, insieme, veramente spero veramente Krunic, io da te voglio veramente vedere la buona prestazione, l'impegno. Spero che dopo la partita vengo qua da T7 a dire grande Krunic. Non sei mai stato un giocatore scarso, sei sempre stato un bravo giocatore, anzi, io ti ho visto sempre, diciamo. Ho notato sempre di più da te una certa sicurezza rispetto a magari un Biglia, magari un mezzo giocatore, insomma, quindi non c'ho niente da dirti. Allora, ragazzi, qui arriviamo al dunque. Al posto non sembra che non giochi Çalhanoğlu, sorpresa, anche se spero che all'ultimo faccia giocare, ma sembra che al posto di Çalhanoğlu giochi Ibrahim Diaz. E qua dobbiamo parlarne un po' con la nostra pulce rossonera, dobbiamo parlare un pochino, perché allora Ibrahim, io capisco che tu sei innamorato del pallone, ormai ho capito che veramente tu il pallone te lo vuoi portare a letto. L'ho già capito. Però mi devi fare un po' di assist, ti prego, figlio mio, proviamo a fare un po' di assist, proviamo quando sei in difficoltà. Mi salti uno o due giocatori e va bene, bellissimo. Però se giochi semplice, dopo le cose difficili ti vengono da sole. Gioca semplice, rilassato e ti verrà. Se no complichi tutto, complichi il lavoro della squadra e ti complichi anche te stesso perché poi dopo ti incazzi che perdi le giocate, eccetera. Quindi gioca semplice, tranquillo, che tutto verrà da sé. Fidati. Poi chi c'è? Insomma, allora ragazzi, insomma, a sinistra a destra dovrebbe giocare Leao. Oggi dovrebbe giocare Leao a destra. Anche se ragazzi, io più che altro vi dico la verità, non capisco sta mossa qua che Leao gioca come mezzala destra. Farei il contrario, farei giocare Selemaker mezzala destra, forse magari farà così Pioli, perché poi dopo magari lo sposterà come mezzala destra. E Selemakers mezzala sinistra. Quindi ragazzi, io vi dico, allora Leao, mi raccomando. Allora, Leao, secondo me, ragazzi, secondo me lui tende sempre ad allargarsi. Non gli piace stare prima punta. Magari poi in mezzala, vediamo. Secondo me lì si troverà meglio oggi. Sarà interessante quella posizione lì vederlo. Veramente sono molto, molto curioso. Perché magari lui è abituato di più a centrarsi a trovare specchio della porta dalla fascia. Non so. Penso, perché comunque nel Lille ha giocato così a quanto pare, quindi non so, non saprei, penso che alla fine giocherà così. Vedremo, anzi. Qua c'è gente che prende per il culo Selemakers, dicendo, sento dire su YouTube Selemakers, sento dire Salamella, sento dire Salamandra. Oh, mi avete cagato il cazzo adesso però, eh. Non posso sentire tutto il giorno queste stronzate io. Cioè ragazzi, allora voglio dire, a voi se vi prende per culo, cioè allora, ci sono tanta gente, tantissima gente che lo prende per il culo, ma se io prendessi per culo vostro nome, sarebbe bello? Sarebbe bello prendere per culo vostri nomi e cognomi? Non mi pare, ragazzi, non mi pare, perché
Guardate che questi saranno dei ragazzi, però non penso che non ha, questi, io non penso che i calciatori non hanno mai aperto YouTube a andarsi a vedere almeno un tifoso del Milan, un YouTuber, quello che volete, qua su questa piattaforma. Quindi, quando diciamo certe parole, cerchiamo un attimo di evitare, perché non si sa mai chi può vedere il video, perché ragazzi, poi i video non è che si cancellano. Dico come consiglio, poi ognuno faccia come vuole, però questo è il mio personalissimo parere. Quindi Selemakers, io da te veramente voglio, mi va bene come hai giocato anche giovedì veramente, e spero che fornisci la stessa prestazione, speriamo bene. Ultimo giocatore è Colombo, che veramente Colombo, io Lorenzo, Lolo, so che ti è rimasto dispiaciuto per il rigore sbagliato e ti comprendo. Ma stasera voglio il tuo gol. Lorenzo, siamo tutti con te. Stasera siamo tutti con te, veramente. E ragazzi, sapete cosa vi dico? Proprio stasera, sempre forza Milan, veramente. Non molliamo mai. Non molliamo mai. Veramente, noi dobbiamo mollare mai. Siamo una squadrona. Siamo il Milan, abbiamo un blasone, abbiamo un nome gigante, enorme. Siamo il patrimonio del calcio italiano al di là di tutto. Tutti quelli che ci dicono, che dicono di no, è perché rosicano, perché la nostra squadra, i nostri colori saranno sempre migliori al mondo. E nel mondo sempre il Milan va rispettato da tutti, perché sanno, la gente intelligente sa chi è questo nome. Sa che il Milan è una squadra forte e si è fatto rispettare dal mondo intero e veramente merita tutto rispetto. Ragazzi, non ci sono di parole, veramente. Allora, detto questo, ci vedremo con post partita. E se post partita, ragazzi, io faccio 3 minuti lì, però poi dico 3 minuti, sapete, però poi dopo devo sparare le pagelle, quindi anche lì. Vabbè, ragazzi, dai, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao belli, ciao!